Adesso parliamo invece del termine. Termine è un altro elemento occidentale sia del negozio giuridico che in particolare appunto anche del contratto, che appunto come sappiamo è un negozio giuridico. Del termine abbiamo già parlato in realtà, quando abbiamo diciamo, nella parte dedicata alle obbligazioni in generale. Nel capo secondo sull'adempimento di obbligazioni ci sono gli articoli 1183 e seguenti fino ad arrivare al 1187 che riguardano appunto il termine, cioè sono norme dispositive che consentono di capire le parti come si deve comportare con riguardo al termine se non hanno convenuto se stesso un termine, soprattutto a chi va a vantaggio, cioè sono regole appunto per capire allora, innanzitutto il tempo dell'adempimento, poi il termine, poi la pendenza del termine, su chi va a favore diciamo il termine, se non è altrimenti convenuto in pratica va a favore del debitore, poi la decadenza del termine è compiuto, quindi. Se rileggiamo, cioè potete andare a vedere direttamente a parte perché ne abbiamo già parlato, comunque ci sono altre cose invece da dire sugli appunti. In ogni caso, leggendo la disciplina vediamo che se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente, quindi prestazione immediatamente esigibile se non è convenuto un termine. Però talvolta diciamo, la natura della prestazione, gli usi, o, il luogo, il modo dell'esecuzione prevedono invece, richiedono un termine. Allora in questo caso, diciamo, mancanza di accordo delle parti può essere stabilito dal giudice, oppure le parti possono accordarlo. Se non si accordano appunto sul termine, in genere la prestazione è immediatamente esigibile, però potrebbe anche non essere per la natura, appunto stessa la prestazione. In tal caso può deciderlo il giudice. Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice stabilirlo secondo le circostanze. Se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi. 1134, il termine. Se per l'adempimento è stato diciamo, un termine, questo si presume a favore del debitore. Quindi in pratica vediamo che se le parti non fissano un termine, appunto, se ha con riguardo al tempo dell'adempimento, la prestazione è immediatamente esigibile, oppure la natura della prestazione può esigere un termine, in tal caso sarà fissato dal giudice. Però con riguardo all'articolo 1134, diciamo, se per l'adempimento è stato fissato il termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulta stabilito a favore del creditore, come dicevamo, oppure di entrambi. Che cosa succede? E poi c'è cioè, l'articolo 1135 sulla pendenza del termine, ci fa capire che cosa succede rispetto al fatto che il termine sia fissato a favore dell'uno o dell'altro soggetto, nel senso che se è fissato a favore del debitore è chiaro che il creditore non può esigere la prestazione prima della scadere del termine, viceversa se c'è un termine per l'adempimento il debitore non lo rispetta e comunque adempie, in ogni caso non può ripetere quello che diciamo, siccome comunque l'obbligazione c'era, non può ripetere appunto il valore della prestazione se non nella misura in cui il creditore può essere avvantaggiato dall'esecuzione di un adempimento comunque assunto diciamo, in anticipo. Poi, con riguardo, dice, il creditore non può esigere la prestazione per la scadenza, o che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore. Chiaro che se il termine è stabilito esclusivamente a favore del creditore, il discorso cambia, nel senso che il debitore non può adempiere prima che il termine sia scaduto. Quindi, anche se adempie prima, nei fatti il creditore può rifiutargli l'adempimento secondo una motivazione legittima che pertanto non finisce per costituirlo in mora, no? Come invece avverrebbe in caso contrario. Tuttavia, il debitore non può ripetere ciò che paga, questo abbiamo detto. E poi, decadenza del termine. Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato, oppure anche nel caso in cui non abbia dato le garanzie che aveva promesso. Quindi, sappiamo che con riguardo all'obbligo di garanzia, 1179, in pratica ci può essere un'obbligazione che è sottoposta però, sotto il profilo del soggetto passivo, all'obbligo di dare delle garanzie, o comunque delle garanzie erano state promesse convenzionalmente dalle parti. Se queste garanzie vengono meno, a prescindere dal fatto che il termine sia stabilito a favore del debitore, per effetto appunto dell'articolo 1186 sulla decadenza del termine, se vengono meno appunto queste garanzie, oppure non sono state date le garanzie che comunque il debitore aveva promesso di dare entro un determinato, anche in questo caso, in un certo periodo di tempo. E in questo caso, se non dà le garanzie che aveva promesso o vengono meno le garanzie che aveva dato,
In pratica, anche se è stabilito un termine a favore del debitore, il termine decade, quindi c'è la decadenza del termine che consente al creditore di esigere subito la prestazione. Questa è una norma che è stabilita chiaramente per favorire l'adempimento in quelle situazioni dove il debitore risulta chiaramente, cioè versa in una situazione, cioè il creditore viene a conoscenza del fatto che il debitore versa in una situazione di chiara, diciamo, insolvenza, cioè di possibile insolvenza. Quindi prima si agisce, meglio è. Chiaro che se decade il termine a favore del debitore, magari era fissato per l'anno dopo, nel frattempo il creditore cercherà di promuovere delle azioni per tutelarsi circa l'eventuale inadempimento. Mentre l'articolo 1137, poi niente, la parte sul termine, diciamo, finisce con l'articolo 1137 sul compiuto del termine, che ci dice che il termine fissato per l'adempimento obbligazione è computato secondo le disposizioni, c'è un rimando all'articolo 2963. Che appunto ci dice come deve essere computato il termine. Poi disposizione A, questo niente, basta. Questo per quanto riguarda la disciplina, no? Chiaramente il termine viene computato, cioè sappiamo benissimo come viene computato, no? I termini di prescrizione contemplati dal codice e dalle leggi si computano secondo il calendario comune, e poi non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica allo spirare dell'ultimo istante il giorno finale. Poi c'è quella regola che ci dice che se scade il giorno festivo prorogato di diritto, il termine al giorno seguente non festivo, e che la prescrizione a mese si verifica nel mese di scadenza, nel giorno, diciamo, corrispondente al giorno del mese iniziale. Quindi se c'è una scadenza mesi, 15 gennaio, la scadenza 3 mesi, 15 aprile. Comunque, oltretutto, vabbè, tutto il modo di computare i termini è rimesso anche eventualmente a eventuali convenzioni delle parti in merito. Poi, c'è una cosa però da dire sul termine, in aggiunta appunto a quello che avevamo detto con riguardo all'adempimento in generale, delle obbligazioni, ed è il fatto che riguarda, diciamo, diverse tipologie di termine. Allora, innanzitutto abbiamo un termine, e poi anche sotto il profilo, diciamo, della nozione, se vogliamo, di termine, perché in pratica il termine, per nozione, così come se prende il manuale, è, diciamo, limita nel tempo, può limitare anche nel tempo l'efficacia del negozio, oppure viceversa, appunto, limita diciamo, l'efficacia del negozio sotto il profilo di spiegamento dei suoi effetti. Comunque, mentre la condizione rende incerta la nascita o l'esistenza del rapporto, la posizione di un termine rende certa la nascita o il termine del rapporto negoziale. Quindi la differenza con la condizione è che nel caso della condizione siamo di fronte a un evento, comunque il futuro è incerto, no? Che quindi può realizzarsi oppure può anche non realizzarsi. Mentre nel caso del termine siamo di fronte a chiaramente a come se fosse una condizione, ma che riguarda uno specifico attimo che sicuramente verrà ad esistere, no? Quindi non c'è, diciamo, quella lea tipica della condizione, dove l'evento è futuro ma è anche incerto. Il termine in pratica è un evento solo futuro, non è anche incerto. Quindi questa è la differenza principale. Poi, però esistono diverse tipologie di termine, adesso le andiamo ad esporre. Allora, il termine iniziale stabilisce il termine che sancisce l'inizio degli effetti del negozio. Ad esempio, ti do la locazione di questa macchina dal 1 gennaio. Questo è il termine iniziale. Il termine finale, la stessa stregua, diciamo, della condizione sospensiva. Il termine finale è quello che stabilisce il termine che sancisce la fine degli effetti del negozio. Ad esempio, ti do la locazione di questa macchina fino al 31 gennaio. E questo è, diciamo, chiaramente assimilabile alla cosiddetta condizione risolutiva. Cioè, se fosse una condizione, il termine, che non è, se fosse iniziale sarebbe la sospensiva, finale risolutiva. Però il termine può anche essere determinato se c'è, diciamo, posizione di un'altra specifica, ma anche indeterminato. Se ad esempio in questo caso appunto il confine tra termine e condizione diventa più labile, perché diviene più incerto se appunto si usa un'espressione, ad esempio il giorno in cui cesserà l'attuale governo. Sappiamo che il governo comunque sicuramente a un certo momento lascerà posto all'altro governo, perché appunto il diritto costituzionale ci dice questo, però quindi sicuramente diciamo, non è comunque un evento incerto, è un evento futuro che si realizzerà, però e quindi possiamo considerare un termine, però non si sa esattamente quando, potrebbe venire un giorno come un altro, oppure potrebbe anche esserci appunto non so,
potrebbe anche essere tolta fiducia al governo, pertanto il governo cambiare prima di quanto ci si aspetterebbe. Quindi, nei fatti, chiaramente termine indeterminato rende più labile la differenza tra il termine, appunto, che è un evento futuro certo, che si realizza in un determinato istante, e la condizione, che invece è un evento futuro, che però è incerto. Anche il termine indeterminato, comunque, è un evento certo, però, diciamo, c'è incertezza sull'esatto momento. Mentre invece nel caso della condizione c'è incertezza proprio sulla possibilità che si realizzi o meno. Quindi la differenza è questa. Poi c'è il termine di adempimento o di scadenza, diciamo, è il termine che può riferirsi anche, diciamo, a uno solo degli effetti negoziali determinato momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita. Quindi c'è un termine per adempimento ed è quello appunto della cui disciplina abbiamo appena parlato, no? Dagli articoli 1183, appunto termine dell'adempimento, fino all'articolo 1187. Anche se appunto l'articolo 1187, esempio, riguarda comunque il termine in generale. Poi abbiamo, come tipologia di termine, il termine a favore del debitore, il termine a favore del creditore, lo abbiamo detto, il termine a favore di entrambe le parti, abbiamo detto, però non abbiamo specificato che, beh, in questo caso, né il creditore né il debitore possono pretendere di ottenere o di eseguire la prestazione prima della scadenza fissata. Stop. Diciamo, sul termine abbiamo detto tutto, così come anche sul tempo dell'adempimento. Quindi adesso passiamo ad analizzare l'onere, o meglio, il cosiddetto modo onere.